Una medaglia d'onore per ricordare il nonno Rocco, internato nei lager nazisti. L'ha ricevuta oggi, giornata della memoria, il caporal maggiore Pasquale Faga. 22 mesi nel campo di concentramento dell'isola di Rodi e poi a Dresda e Lipsia a lavorare nelle industrie belliche tedesche, fino alla fuga e il rientro a Dinami. Una storia che il nonno ha voluto condividere con il nipote, che ha raccolto il testimone arruolandosi nell'esercito. Una cerimonia anomala a causa del Covid, ma comunque importante. È doveroso ricordare che il 27 gennaio del 1945 veniva liberata Auschwitz e noi dobbiamo essere capaci di mantenere vivo il ricordo. Dobbiamo cercare di instillare nei nostri ragazzi l'idea che migliorare il mondo non è fantascienza, possiamo farlo noi ogni giorno, cercando di tirar fuori dagli altri il meglio che gli altri possono dare. Una giornata dolorosa ma necessaria per ricordare l'orrore dell'Olocausto e per evitare che possa succedere ancora, perché come dice Primo Levi, se noi voltiamo le spalle alla storia, questa si ripete. Non bisogna abbassare la guardia, ogni parola, anche detta sui social, può essere pericolosa perché innesca un meccanismo di giustificazione della violenza. Quindi le democrazie, le istituzioni devono sempre sorvegliare ed essere intransigenti su questo.